Parliamo oggi della ben nota guerra in Vietnam, che si è combattuta tra il 1955 e il 1975 nello stato della penisola indocinese. Quello che noi vogliamo fare è soltanto una breve introduzione a questo conflitto assai lungo, articolato e complesso, per cui rimandiamo magari sul web a quelle che sono delle spiegazioni più complete e così via, o addirittura quello che poi è presente anche sul nostro portale su particolari aspetti, tipo poi il coinvolgimento sociale, dei media, dei mezzi di comunicazione. Qua noi vogliamo soltanto dare alcuni elementi fondamentali. Ecco, allora, per partire su questo, noi dobbiamo dire dove parte, dove nasce tutta questa guerra, la cui importanza poi deriva anche dal coinvolgimento all'epoca della principale potenza militare, economica, politica mondiale, ovvero sia gli Stati Uniti d'America. In realtà la premessa di tutto questo era la precedente guerra che tra il 1946 e il 1954 già era stata combattuta all'interno della penisola indocinese, come seguito purtroppo tragico della guerra che aveva interessato la regione anche nel corso della seconda guerra mondiale. Cioè, di fatto che alla fine del conflitto la potenza coloniale storica, ovvero sia la Francia, era ancora ben presente all'interno della penisola indocinese come esercito d'occupazione. Ecco che allora tra il 1946 e il 1954 si sviluppa una vera e propria guerra tra l'esercito di occupazione francese e il movimento nazionalista Viet Minh, che nel frattempo si era sviluppato proprio nel tentativo di dare uno sviluppo in senso di liberazione anticoloniale anche di questo territorio, con la cacciata appunto della potenza coloniale francese che la stava occupando. Chi guiderà tutto questo è il politico patriota nazionalista Ho Chi Minh, che tra l'altro aveva studiato, si era formato come uomo, come persona nell'Occidente, a partire proprio dalla Francia, aveva visto il contratto, l'assurdità, l'ambiguità di fondo che esisteva tra quelli che erano i principi di libertà, no, che l'Occidente proclamava e la tragica realtà invece dell'oppressione nazionalista che esisteva in Indocina e in molte altre regioni del cosiddetto Terzo Mondo. Ecco che allora Ho Chi Minh si porrà alla guida di questo movimento patriottico nazionalista, ispirato poi al comunismo internazionale che veniva visto appunto come ideale, teoria e prassi di liberazione umana e mondiale. Ecco che allora il tentativo di liberazione da tutto questo parte proprio da questa guida politico, militare, patriota, nazionalista e comunista che portò poi alla sconfitta dell'invasore francese in vere e proprie battaglie campali e del suo dominio coloniale che portò quindi poi alla Francia a ritirarsi. Tutto ciò portò non solo all'indipendenza del Vietnam, ma anche alla divisione dell'Indocina in quattro nuovi stati indipendenti: Vietnam del Nord e del Sud, Cambogia e Laos. Gli Stati Uniti, che già avevano appoggiato la Francia nel corso del precedente conflitto, però mantenevano di fatto il controllo del Vietnam del Sud. Gli Stati Uniti non potevano accettare, appunto, diciamo così, la cacciata di quello che era una potenza, o comunque l'interferenza, la presenza dell'intero, diciamo così, uno Stato che rappresentava l'intero mondo occidentale all'interno di questo territorio così importante dal punto di vista strategico. Ecco che allora gli Stati Uniti rimangono in questa zona favorendo nel Vietnam del Sud, che nasce proprio per questo, la nascita di un governo a loro amico, a loro fedele alleato. Questo governo però ben presto si dimostra debole, corrotto, incapace di rispondere alle esigenze di vera libertà della popolazione locale, che voleva definitivamente liberarsi da ogni tipo di dominio coloniale e avere finalmente quella libertà, quell'autonomia, quell'indipendenza che anche loro sentivano ormai essere giusto, doveroso, principio umano. Ecco che tutto questo non si verifica. Il governo insediato di fatto grazie all'aiuto degli Stati Uniti non è soltanto debole, corrotto, incapace, ma anche sempre più autoritario per mantenere il potere e ciò favorisce chiaramente la diffusione di forme di resistenza sempre più vaste, organizzate, diffuse tra le popolazioni. A guidarle abbiamo già detto che c'era questo movimento Viet Minh, ma fondamentalmente ormai tutto ciò è
Sì, concretizzava nel governo comunista del Nord, guidato inizialmente dallo stesso Ho Chi Minh, che quindi voleva continuare quest'opera di liberazione, liberando anche la parte meridionale del territorio vietnamita. Nel fare in questo era sostenuto economicamente e militarmente dalle potenze comuniste asiatiche, volendo anche dell'epoca, Unione Sovietica e Cina Popolare. È chiaro che siamo nel secondo dopoguerra, ma il mondo è diviso secondo la logica della guerra fredda, i fronti contrapposti, il mondo occidentale capitalista e il mondo, diciamo così, orientale, sovietico, comunista. Gli Stati Uniti, non potevano accettare un'ulteriore, diffusione del comunismo in questa zona così delicata. L'Indocina, si chiama così proprio perché è incastrata in questa regione tra la Cina meridionale e il subcontinente. Continente indiano, a cavallo proprio, quasi a cura, a controllo di quello che è il punto di passaggio tra i due oceani, un punto di attacco tra l'oceano indiano occidente e l'oceano Pacifico oriente. Non era quindi possibile interesse strategico, militare, politico degli Stati Uniti abbandonare questa zona, bisognava contenere l'espansione comunista e quindi non si può accettare che in qualche modo tutto ciò vada a cadere sotto il controllo del mondo sovietico. È per questo che a partire dal 1962 il loro coinvolgimento aumenta sempre di più. Prima gli Stati Uniti sostengono la nascita di un nuovo governo militare nel sud del paese che sostituisce vecchio debole governo di tipo repubblicano. Questo avviene anche a seguito di un sanguinoso colpo di Stato. Poi, a partire dal 1965, gli Stati Uniti decidono di intervenire direttamente nel conflitto. Un conflitto, una guerra vera e propria. Beh, in realtà, come già avvenuto per precedenti episodi bellici relativi alla guerra fredda, più importante e utile la guerra di Corea, anch'essa partita qualche anno prima, nel 1950, sempre nell'estremo oriente asiatico, ma più a nord, appunto incastrata quella di Corea tra Giappone e Cina, anche quella in Vietnam, così come quella di Corea, non fu mai una guerra di tipo tradizionale come la seconda guerra mondiale, cioè un conflitto apertamente dichiarato tra due o più stati sovrani che si scambiano fra loro le, diciamo, dichiarazioni di guerra e combattono. No, in realtà durante la guerra fredda in Corea, così come in Vietnam, ad esempio dal punto di vista internazionale, non era una guerra, ma una specie di azione di polizia esercitata dallo Stato che legalmente governava in questo territorio, quindi in questo caso il governo militare del Vietnam del Sud sostenuto dagli Stati Uniti, il cui fine ufficiale era quello di riportare ordine e legalità all'interno di un territorio sempre più interessato da vasti fenomeni di protesta che sfociavano, abbiamo già letto, abbiamo già fatto capire, in azioni di guerriglia, venivano chiamati Viet Cong, in realtà queste truppe che si ribellavano, locali, guidate appunto in maniera diretta e indiretta dal governo comunista del Nord, attraverso una guerra nella giungla che era una guerriglia, non battaglie campali, che si diffondevano sempre di più confini internazionali in tutte le zone del paese, addirittura andavano a interessare anche i territori degli stati circostanti, Laos e Cambogia, presenti appunto ormai largamente in molte zone del paese. Quello che dobbiamo chiederci è: ma era davvero un'azione di polizia che doveva riportare la legalità all'interno del paese in mano appunto a fenomeni di ribellione incontrollata o era una vera e propria guerra? Ecco, per rispondere a questa domanda, vediamo di dare qualche numero che siamo andati a prendere appunto da ciò che ci viene fornito, o è possibile ritrovare all'interno del sito dell'Enciclopedia Italiana Treccani.it. Ecco, gli Stati Uniti, quando intervengono nel conflitto, pensavano che il conflitto durasse soltanto 40 giorni. 40 giorni erano i giorni che, secondo gli americani, dietro il conflitto, la guerra sarebbe dovuta durare. La guerra lampo, rapida, per sistemare tutto ciò che non funzionava, sconfiggere rapidamente questa ribellione guidata appunto in realtà dai vietnamiti del nord col sostegno della Cina e dell'Unione Sovietica. In realtà non fu così facile, non fu così semplice. La guerra durò 2376 giorni tra il 65 e il 72 ed è la più lunga che gli Stati Uniti abbiano mai combattuto.
e gli uomini quanto furono, appunto, gli uomini direttamente coinvolti, quante furono le perdite. Beh, in tutti questi anni, ad esempio, gli Stati Uniti mandarono circa 3 milioni di giovani soldati a combattere nel corso di questo conflitto. 3 milioni si alternarono fra di loro in tutti questi anni di guerra. I morti, i feriti, le perdite. Non è così semplice adesso dire questo. Le stime sono varie, anche nella guerra del Novecento è molto difficile riuscire a vedere quanti furono effettivamente morti, feriti, moltissimi sono i dispersi. Poi purtroppo le guerre ormai sempre più coinvolgono la popolazione civile, il gran numero dei morti, di coloro che soffrono direttamente e indirettamente sono i civili, quanti sono effettivamente? Beh, secondo le stime degli Stati Uniti, ben 7.300.000 furono morti e feriti in totale di questa guerra, un numero spaventoso, spropositato. I soli americani, tra morti e feriti, furono ben 200.000 e viene quantificato in circa 1 milione il numero di combattenti vietnamiti morti. Non si sa esattamente quanti furono i feriti. E secondo stime del governo vietnamita, furono ben 4 milioni i civili vietnamiti morti durante il conflitto. Vedete, numeri spaventosi. L'ultimo numero sono un piccolo 50 rispetto a questi, eppure è molto importante perché 50 sono i minuti della durata del bombardamento americano più pesante a tappeto sulla capitale del Vietnam del Nord, oggi capitale del Vietnam riunificato, Hanoi, e su Haiphong, situato anch'esso nel nord del paese, più importante porto, snodo quindi strategico, militare e commerciale dell'intero Vietnam. 50 minuti. Ecco che allora, se andiamo a ben vedere, sul Vietnam, ormai lo sappiamo, sono andati così, sono stati lanciati più esplosivi di quelli usati su tutti i fronti durante la Seconda Guerra Mondiale. Adesso poi si aggiungono, comprendo, un'enorme quantità di defoglianti chimici, di bombe incendiarie, strumenti di guerra che sarebbero, il cui uso sarebbe assolutamente vietato, che invece vennero utilizzati largamente nel corso della guerra del Vietnam dall'esercito statunitense per liberare gli spazi, stanare le truppe nemiche, avversarie all'interno della intricata giungla vietnamita. Venne utilizzato il terribile cosiddetto agente arancio, un defoliante, e Napalm B, che era appunto una terribile bomba incendiaria al fosforo. Gli effetti non furono soltanto sulla natura, effetti che possono durare per decenni, ma chiaramente anche sulla popolazione civile. Si diceva prima che sono stimati ben 4 milioni di morti, e poi effetti anche a lungo e medio periodo di queste bombe anche sui sopravvissuti. Insomma, altro che azione di pulizia, quella in Vietnam è stata la prima guerra che gli Stati Uniti hanno perso nel corso della loro storia. Per questo si continua ancora a parlarne, per questo è una ferita ancora aperta all'interno degli Stati Uniti, per questo nel mondo intero la guerra in Vietnam è un qualcosa che ancora oggi viene largamente trattato, dibattuto e diffuso, nonostante gli Stati Uniti poi ne abbiano combattute altre ancora di conflitti. Ecco, è tutto, vi lasciamo agli approfondimenti ulteriori presenti anche soltanto nel nostro sito.